Auguri! Grazie! Complimenti! L'amore sbocciato sulle note di un tango, l'apostrofo rosa diventato il sigillo dell'eternità. Il romantico amarcord che rivive negli anni testimonia quanto i sentimenti non abbiano età e confini. L'emozione infinita, proprio come una vita fa, a gran ballo della scuola militare a Napoli. Il ritmo lento e complice del tango che ha unito per sempre Giovanni Ferraiuolo e Maria Tortorella. Il ricordo mai archiviato che riaffiora nei giorni di festa che ha animato i 100 anni dell'ex comandante della stazione radio dell'Abbasinato di Montevergine nella sua casa di Monteparcione. In questa foto, in divisa, nei pressi del santuario innevato, custode di missioni e strategie militari tenute rigorosamente top secret. Giovanni, circondato dai suoi cari, ci rivela le tappe del suo affascinante, lungo cammino di ufficiale e gentiluomo, una carriera costruita con tenacia da combattente, disciplina e impegno professionale. Nonostante da orfano abbia dovuto affrontare già da bambino la strada della vita già in salita, il piglio da combattente mai domo, ancora anima e centenario, che dopo aver sconfitto il nemico invisibile del Covid, ha potuto finalmente festeggiare. Il bagaglio di saggezza che ha raccolto è la memoria più preziosa per tutti noi. Questo è il messaggio inciso sulla targa consegnatagli dal sindaco Angelo D'Agostino nel corso della cerimonia svoltasi nel chiostro del comune. A suo fianco il figlio Giulio e dall'alto avrà gioito anche Adele, amata figlia volata via prematuramente. Si è fatto da solo con le sue spalle forti. Da solo, sì. Non aveva aiuto di nessuno, no. Era la volontà di fare quella determinata cosa, capito? No. Da tanti anni a San Giorgio a Cremano, là alla caserma, che quasi l'ho inaugurata io che l'avevano fatto appena. Qual è la cosa più bella, il traguardo più bello che ha raggiunto nella sua vita, nella sua lunga carriera? La cosa più bella? Sì, la cosa più bella che ha fatto, oltre a sposare sua moglie, ovviamente, che sta sul fianco. E quando mi mettono la promozione aiutante, maresciallo aiutante, con la sciabola. Grande ufficiale gentiluomo. Pare che ce l'ho a casa sull'armadio ancora. Quali sono le opere che le piacciono di più? Vincerò la Turandot. Vincerò e lei ha vinto poi. Quella la famosa romanza Vincerò, no? Sì, sì. Della Durandot. E quello sono quel campo lì. Ah. E poi mi ricoletto la Traviata. Però prima ho sentito che lei cantava, anche intonato una canzoncina tradizionale, quella è Vola Lucardillo, no? Vola Lucardillo, non basta Piccerillo, che se ne canta una abruzzese. Ah, e come mai? Vola il Cardillo, che ne è? La.